Buonasera amici, buonasera. Questa bellissima serata alle ore 18 con Shopify Commerce Week, nuovo appuntamento di approfondimento, nuovo appuntamento in cui parliamo con un esperto, con chi ci può aiutare in questa lunga settimana. Come avete visto, io e Marco cerchiamo un po' di alternarci, ma intanto do il benvenuto a Giuseppe Vaciago. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti. Allora, intanto aggiungo anche, oltre a Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch, anche la room di Clubhouse. Dopo magari, Giuseppe, andiamo a pescare anche qualche domanda, qualche domanda di chi ci segue, perché appunto in questa sera parleremo di tutta quella parte, diciamo, non per forza solo legale, perché ho visto anche delle parole che adesso mi dovrei spiegare come il dark pattern, però facciamo un passaggio prima. Raccontaci chi sei con anche 42 law firm e ci spieghi un po' di che cosa ti occupi. Ma allora, tristemente sono un avvocato, quindi partiamo male, direi. Per il resto, invece, vi racconto un po' della storia della mia vita professionale in sintesi. Ho sempre creduto fino dal 2000, fino a quando mi sono laureato nel 99, che fondamentalmente le tecnologie avrebbero innovato la nostra professione. Per un po' di anni, devo dire dal 99, l'anno poi in cui è arrivata Google, no? Perché la prima versione, diciamo, del motore di ricerca fu proprio del 99, per 5-6 anni ho un po', ecco, annaspato sia a livello professionale sia con le, chiamiamole, mie teorie, perché credevo appunto di trovare terreno fertile. In realtà, se vi ricordate, per chi è magari meno giovane, in quegli anni internet era ancora qualcosa di misterioso, con quei suoni strani del modem e tutte quelle cose che poi ormai le abbiamo superate, e salvo i disguidi tecnici che oggi ovviamente ci saranno perché la legge di Murphy è precisissima. E poi finalmente nel 2008 ho incontrato nella mia storia professionale Google e quindi ho iniziato a lavorare per loro, poi ho incontrato Facebook e devo dire che nel bene o nel male ho vissuto un percorso dove io devo essere davvero grato a questi big player che mi hanno insegnato tantissimo di come si sarebbe sviluppato il mondo in quegli anni successivi. Io ho beneficiato tanto della loro esperienza. Adesso invece ho deciso di fare qualcosa di diverso, ho costruito una realtà che si chiama 42, se volete poi entriamo nel merito del numero, che è sia una legal tech company, cioè noi produciamo software per avvocati, ma o comunque giuristi, ma anche per le persone comuni. E poi vi voglio portare qualche esempio concreto, cioè per chi non si occupa, per i cittadini, per gli altri che non si occupano del settore legale, e cercando di essere d'aiuto. E ho anche costituito una società tra avvocati, che è anche una cosa un po' strana, non è quindi uno studio legale a tutti gli effetti, dove lavoriamo insieme ad una società informatica e insieme ad una società che fa reputazione su aspetti sempre legati alle nuove tecnologie. Questo in breve è la storia della mia vita. Quindi adesso ho più voglia di trasferire la mia esperienza in un mondo che finalmente sta iniziando a capire l'importanza della tecnologia e quanto la tecnologia può essere un booster anche a livello commerciale. Certo. Giuseppe, però la cosa con cui abbiamo cominciato, io non so, devo fare, diciamo così, non sono avvocato, ma siamo a casa qui sulla piattaforma di Marco Montemagno, che lui anch'esso è un avvocato, a quanto capivo, o più o meno ha fatto quegli studi lì, no? Per cui in realtà non buttarti giù perché. Se no poi sembra anche offeso. Beh, però Marco ha fatto molto meglio di me, diciamo, ha capito fin da subito che doveva lasciare, diciamo, le Ognuno aule. ha il suo percorso, mettiamola così. Però parliamo questa sera in questa e-commerce week, Shopify e-commerce week, della parte, diciamo, che è a metà tra questi mondi, cioè la parte legale sul mondo e-commerce. Tra l'altro, a proposito, visto che siamo partiti su tutte le piattaforme, vi ricordo che c'è questa bellissima iniziativa per questa settimana, dove gratis per 14 giorni, se accedete a questo sito che è Shopify .com/monti, per 14 giorni potete provare gratuitamente Shopify, utilizzarlo e chiaramente testarlo. È una bella occasione, ci ritorneremo anche perché chiaramente Giuseppe immagino che le piattaforme siano una delle anche tematiche, anche dal punto di vista legale, molto importanti e per cui insomma ci sta anche ribadirlo e ricordarlo.
Io vado subito su una parola, poi chiaramente cercherò di alternare anche le domande che arrivano dal nostro super pubblico, perché ho visto nella tua presentazione questa parola che si chiama dark pattern, che mi è venuto in mente subito un labirinto, però se dovessimo in qualche maniera paragonarlo alle movimentazioni, alle online per quanto riguarda l'e-commerce, come lo spiegheremmo? Ma nella maniera più semplice possibile è quella che tu hai descritto. Ci sono anche alcuni video su YouTube che lo descrivono meglio e quindi vi invito anche a guardarli eventualmente, a parte quelli di Montemagno, ovviamente, che vanno visti prima di tutti gli altri. No, scherzo. Il dark pattern è una sorta di labirinto concettuale dove sempre di più noi che navighiamo nella rete ci troviamo costretti a orientarci. Cioè, faccio un esempio concreto, da lì parte poi anche uno dei video più noti, diciamo, su YouTube, che è quello di provare a disiscriversi, a cancellare il proprio account da Amazon. È un pensiero che tendenzialmente nessuno di noi fa, perché è difficile. Poi Amazon, e questo è un altro dark patterns, ti ha creato un sistema dove difficilmente, ecco, il tuo pensiero è quello di cancellare il tuo account, però volendo uno dovrebbe avere diritto a farlo, no? Ecco, cancellare l'account di Amazon è una sfida impossibile. Sono 11 passaggi inesplorati. Cioè, non ci arrivi, tu dici vado nel menu di Amazon e dico entro menu, sign account, classica situazione, quindi chiudi l'account, pensi di trovarlo nel menu, no! Devi passare da help, devi andare a fare addirittura a inviare una richiesta diretta di cancellazione dell'account. Ripeto, sono 11 passaggi. Prego. No, dicevo addirittura, per cui in questi 11 passaggi tu dici il paragone è un po' questo, c'è una sorta di... Di labirinto. Esatto. È un labirinto che sta portando, e su questo vorrei concentrare un po' la nostra chiacchierata, anche magari se qualcuno dal pubblico ha dei, come dire, si ritrova in quello che sto dicendo, che ha un unico obiettivo, disincentivare l'utente a cancellarsi, no? Perché al sesto passaggio inesplorato, appunto, o cerchi su Google come cancellarsi, perché poi alla fine quello che fai è questo, e magari segui un tutorial, che ripeto, pensate, se è logico pensare di dover seguire un tutorial per cancellarsi da un servizio. Certo, quindi questo è un esempio, il labirinto non ci permette di fare quello che vogliamo fare, no? Che può essere magari l'iscrizione, la disiscrizione, la cancellazione. Sull'e-commerce effettivamente è un argomento molto molto caldo, no? Pensate anche alla disiscrizione di tutte le newsletter a cui siamo iscritti, no? Disiscriviti, poi ti arriva la mail e dice: ma sei proprio sicuro? Allora ti disiscrivi da quello che sei sicuro, poi ti arriva la mail e dice: ti sei disiscritto, ma se vuoi ti scriviamo ancora. Insomma, ogni tanto è complicato. Bravo, bravo Mario. Cioè, il punto è proprio questo. Cioè, siamo ad una linea, immagino io, l'ho già immaginata nel 2000, quando per la prima volta ho visto Google. Ricordate, prima c'erano dei motori di ricerca che non erano semantici, basati insomma su un certo tipo di algoritmo. C'erano motori di ricerca molto basici e lì ho capito che eravamo davanti a una rivoluzione. Oggi siamo ad una stessa linea, cioè una linea dove per anni, per gli ultimi 10 anni, l'internauta, l'utente, alle volte in maniera confidenziale, che abbiamo alle volte anche il tonto, ma sono io il primo a definirmi tale, no? Cioè un utente passivo non è più l'utente della rete, ed è questa la domanda che ci dobbiamo porre noi dal punto di vista legale, voi per chi invece ha un'attività commerciale e vuole andare sull'e-commerce. Questa è la domanda filosofica. Dobbiamo continuare a lavorare sui dark patterns? È vincente questa strategia di costringere l'utente attraverso un percorso arzigogolato a fare quello che tu vuoi, però quasi costringendolo, perché poi è un percorso logico di costrizione, oppure è arrivato il momento in cui dobbiamo forse dare trasparenza e vincere sulla trasparenza e sulla fiducia che si genera con l'utente? Perché oggi forse questa seconda strada, che io chiamo legal design, cioè una visione della legalità in maniera chiara, smettiamola di pensare che gli terms and conditions, cioè gli accordi, diciamo, che si fanno con l'utente, possono essere in carattere 2, in modo che non li leggono, oppure, e queste non sono le classiche, questo è un altro dark patterns, no? Cioè scrivere dei termini e condizioni in caratteri 1,5, minuscoli, oppure scrivere, non so, 127 pagine.
È vero che alle volte è importante perché sono tante le informazioni, però si potrebbe anche fare una sintesi, no? Di quelle 127 pagine che nessuno leggerà mai perché nessuno avrà il tempo di leggere, che però sono quelle che magari ti inseriscono, quelle quattro clausole che poi al momento buono giocano contro di te. Io non sono convinto che questo approccio oggi vinca, però la risposta vorrei che venisse da te, Mario, vorrei che venisse da voi che ci ascoltate, perché io non sono, magari invece a livello commerciale estorcere, scusate questo termine forte, estorcere una parolona, il consenso invece è giusto. Tu cosa ne pensi, Mario? No, è sicuramente molto molto interessante e molto complicato, perché tu mi hai definito legal design come, diciamo, un nuovo modo di andare a creare, diciamo così, un'interfaccia, perlomeno un percorso che l'utente dovrebbe fare all'interno di e-commerce. Bisogna magari, anziché, questo magari lo allarghiamo chiaramente a chi ci sta seguendo, anziché andare a costruire la propria piattaforma in base a un template oppure a quello che pensa solamente chi si occupa di navigazione, di grafica, bisognerebbe partire al tavolo con un Giuseppe, un imprenditore, un design, no? Cioè, quindi tutti assieme, anche il legale. Mi sembra forse un po' troppo ottimistica come situazione, o sbaglio? Cioè, si riuscirà? Non lo so se si riuscirà, però oggi le conseguenze legali che abbiamo potuto vedere di un utilizzo disattento della rete vanno considerate. Adesso dobbiamo parlare di e-commerce e poi ci torniamo subito, permettetemi la parentesi. Pensate a Cambridge Analytica, e adesso, visto appunto il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è chiaro che stanno venendo fuori ulteriori dettagli di questa vicenda, che ha dimostrato quanto è manipolabile, no? Anche il voto politico. Pensiamo ai casi di cronaca che vediamo ogni giorno di ragazzi che si tolgono la vita perché vedono video assolutamente inadeguati e forse si fanno condizionare da un eccesso di tecnologia, e questo è un altro filone che va considerato. Pensiamo al più generale problema delle fake news, che ormai è diventato un tema importante su cui bisogna cercare di fare delle riflessioni. Bene, allora non è arrivato forse il momento di interrogarci che questo meraviglioso strumento, che io non voglio per nessuna ragione al mondo limitare nelle sue potenzialità, e dico io perché evidentemente faccio parte di una categoria, quella degli avvocati o dei legali, che in parte potrebbe limitarlo, io non voglio limitare le potenzialità, però voglio iniziare a cercare di trovare delle regole condivise. Nessuno vuole dire che non ci debba più essere un guadagno, però forse si può anche guadagnare cercando di rispettare di più le cose. Io devo dire, ti porto un altro esempio, certo io non sono un esperto di legal design, sto imparando come tutti, però quando vedo un'informativa fatta in legal design e vedo, non so, l'utilizzo delle immagini, la chiarezza, la trasparenza, sono proprio soddisfatto di quello che sono riuscito a realizzare. E in termini di tempo, poi una volta che si è creato il cosiddetto template, è sempre lo stesso tipo di lavoro, però il risultato che si ha è molto più efficace, la gente inizia a capire veramente il contenuto legale. E un'altra cosa, e poi mi taccio, è quella del legal design inteso in senso operativo. Tu parli giustamente di un designer, è vero, ci servono competenze, però è anche vero che serve una competenza fondamentale, l'avvocato, cioè il legale, deve far leggere l'informativa alla nonna e in mancanza di nonna può essere il cugino che non si occupa di attività legale e gli deve dire: se prova a leggere questo documento, ma lo capisci? Perché noi spesse volte scriviamo questi documenti anche in buona fede, ma pensando che il nostro interlocutore abbia una preparazione legale, ma giustamente non ce l'ha. Quindi noi scriviamo dei concetti che poi, se li andiamo a rileggere, ci si può fare anche un'attività di, come dire, altro che una commedia, possiamo farci perché scrivere cose assurde. Per riassumere, potremmo dire che magari in tutti questi termini e condizioni, parte legale, dovrebbero essere più stretti, non in corpo due, diciamo così, in maniera essenziale, e anche in maniera essenziale magari essere scritti per qualcuno che fondamentalmente ne può capire in due mosse, perché di solito sei con lo smartphone, per cui stai leggendo quella cosa, è scritto piccolo, già il monitor è piccolo ed è un casino. E qui vado anche a quello che ci dice Ludovica: il legal design crea valore, il dark partner distrugge il valore creato, per me. Però è anche vero, chiaramente siamo d'accordo con Ludovica, è anche vero che
quando siamo in questo percorso, no? Citavamo prima il caso di potersi disiscrivere o scrivere un servizio, quando siamo dentro il labirinto non ce ne accorgiamo di esserci nel labirinto, perché siamo dentro a fare ogni singola scelta. Oppure lo sappiamo, no? Credo di no. Poi sai, ti faccio un'altra domanda, Mario, collegandomi a quello che correttamente dici. Io sono d'accordissimo con Ludovica e dobbiamo fare questa battaglia per cercare di creare del valore e aiutare, soprattutto in un momento particolare come quello che stiamo vivendo tutti noi adesso, il prossimo. Però è vero che Amazon, che nessuno può dire che sia una società in perdita, almeno non mi pare che quei bilanci di Amazon ultimamente rappresentino delle perdite. Giuseppe, fammi fare l'avvocato di Amazon a questo punto, a proposito, cioè, lo stiamo prendendo come esempio perché tu hai citato all'inizio questo famoso caso della descrizione, però può essere di qualsiasi azienda, no? Cioè sì, qualsiasi grande azienda che è un po' umani, come verrebbe da dire. Però mi stupisce, scusatemi, e ripeto, non me ne voglia davvero Amazon, e ripeto, è una provocazione che ritengo oggettiva, cioè da due anni a questa parte, e sono ottimista, si parla di questo tema del dark patterns sulla disiscrizione di Amazon, e i primi passaggi erano 10, ho verificato proprio l'altro giorno insieme ad un mio collega, e sono 11, cioè hanno aumentato il passaggio, hanno creato ancora più complessità. Allora, poi davvero ti faccio fare a te l'avvocato di Amazon, Mario, prima che poi succeda, è un dato oggettivo. Allora, no, io la ribalto a favore di Amazon e ti dico, ma non è che forse invece Amazon, che ha tanto da insegnare nel mondo dell'e-commerce, fa così perché è più conveniente così? E torniamo invece a quella domanda, dobbiamo sfruttare come dire, l'utente che non ci pensa, che vuole arrivare al risultato, che vuole comprare la merce e quindi alla fine accetta qualunque cosa, oppure no? Forse Amazon ci sta dando già una risposta oggettiva. In realtà più tratteniamo, e qua torniamo all'argomento e-commerce, il nostro argomento di quest'ora, più tratteniamo l'utente che non vuole essere trattenuto da noi e più in realtà lo allontaniamo dalla vendita, perché se io voglio in realtà disiscrivermi o voglio acquistare, oppure adesso parliamo anche del reso che è la tematica e-commerce, voglio che in teoria il mio servizio, il mio problema sia risolto, non che di stare collegato anni e anni per tutti i passaggi, quindi in realtà lo scopo dovrebbe essere l'esatto contrario, no? Sì, però vedi Mario, hai ragione, però pensiamo alla tematica del reso, sempre dicendo invece, visto che sennò sembra appunto che sia una puntata contro Amazon, e non lo è affatto. No, assolutamente. Abbiamo un e-commerce, acquisto il prodotto e voglio fare un reso perché quel prodotto, insomma, tendenzialmente mi va bene, o eccetera, eccetera. E devo dire che mi sembra che Amazon, sarete tutti d'accordo, che almeno penso sia un servizio davvero efficiente come reso, cioè non ho mai trovato un problema nei resi di Amazon e non ho mai anche a livello professionale avuto delle contestazioni. Sì, mi è capitato di gestire un paio di casi, ma limite, ma diciamo nell'overall è un servizio efficiente. Allora cos'è che ha terrore Amazon? Non ha un problema nel perdere l'eventuale, diciamo, guadagno che si può avere, perché poi il reso è effettivamente un costo notevole, no? Per l'operatore, per l'intermediario. Ha paura che scappi l'utente, cioè Amazon è geloso di me, ma non di quello che faccio, di quello delle mie navigazioni, delle mie ricerche, dei miei dati. Di questo ha bisogno. E quindi quando io inizio a dirgli, ma guarda, io vorrei andarmene via, a quel punto dice no, non te ne andare via per nessuna ragione al mondo. Quindi io imparerei questo, no, dalla lezione che ho appena esposto, cioè imparerei che più tu sei utente, quindi il valore oggettivo di avere un utente registrato è un valore infinito in termini di gestione del dato. Di per sé quella che invece per noi, che ci occupiamo magari meno, no, della parte digitale del dato, ma più della parte e-commerce operativa del prodotto, il reso, quasi il prodotto diventa un valore aggiunto. Questo che mi spaventa e mi affascina al contempo, no? Cioè, io credo che per Amazon sia più importante, poi correggetemi se sbaglio, anche questa è una domanda aperta a tutti, la mia navigazione, quello che vado a cercare, rispetto al prodotto in sé. E questo è forse uno dei punti, no, per cui alla fine c'è il dark patterns lì. Non so come la vedi tu, Mario.
però facciamo finta di avere un e-commerce, anzi, più che facciamo finta, visto che siamo nella Shopify e-commerce week, abbiamo un e-commerce che purtroppo non è così grande, così importante, giusto, e con così tante, diciamo, competenze all'interno dell'azienda, perché lì, diciamo, lo fanno da maestri. Bravissimo. Sul mio sito mariomoroni.it che vende, non so, bicchieri, magliette, qualsiasi cosa, mettiamoci il caso, poi magari ne peschiamo qualcuno anche dalla chat. Qual è il giusto flusso del reso e come in realtà dobbiamo gestire anche la parte di legal tech, diciamo di legale tecnologica? Ecco, allora, magari inizio con la seconda e poi vado nel dettaglio per non annoiarvi troppo, anche perché credo che poi la disciplina del reso sia una disciplina abbastanza nota a tutti, però ovviamente poi se ci fossero delle domande andiamo poi nel dettaglio. Parliamo un pochino di quelli che possono essere però gli strumenti. È ovvio che oggi è un'esplosione, no? di nuovi siti, io sono felicissimo di questa ulteriore esplosione, perché c'è sempre stata, dell'e-commerce. Sono contento che anche piattaforme come Shopify siano un'alternativa, no, concreta ad altre piattaforme, quindi, e non è soltanto Shopify, ma oggi parliamo di Shopify perché io, diciamo, anche nel mio piccolo ho potuto sperimentare davvero di una semplicità estrema. Ecco, quello che io consiglio è la semplicità al piccolo imprenditore o a colui il quale ha una bella startup e vuole lanciare un'idea anche nel mondo e-commerce, soprattutto nel mondo B2C. E molto spesso noi pensiamo, cos'è? Facciamo il copia e incolla dei moduli presenti magari su un sito, diciamocela in modo chiaro, no? Ecco, questa è una soluzione che purtroppo una oggi... una pratica così tanto comune, cioè vado sul sito del concorrente e copio e incollo proprio i documenti. Beh, diciamo che questo, ovviamente, ogni riferimento è puramente casuale, ma può succedere, no? Mi è capitato di vederlo ed è fisiologico, perché comunque i costi legali sono tanti, no? E allora vediamo che iniziano ad esserci sul mercato dei prodotti, secondo me, estremamente efficienti. Cito un mio competitor di cui ho estrema stima per la capacità organizzativa, che si chiama Ubenda, che sicuramente molti di voi lo conosceranno, cioè chi si occupa di e-commerce non può non conoscerlo. Che intuizione ha avuto Ubenda? Privacy policy e terms and condition, cioè termini e condizioni del contratto e l'informativa privacy, te le rendiamo in maniera bella anche esteticamente, perché secondo me sono fatte bene, e in maniera standard. Ovviamente non possiamo paragonare un'informativa di Ubenda come quella che può fare un avvocato, perché è chiaro che è come paragonare un vestito che si può prendere, no, in supermercato o in un negozio anche ampio, che sono un supermercato, piuttosto che un vestito sartoriale. Però il punto essenziale è che si ha comunque la possibilità di avere un prodotto personalizzato e non copiato e incollato da un altro sito, che poi magari domani, ecco, ti può anche contestare il fatto che tu gli hai prelevato appunto quel tipo di materiale. E lo stesso dicasi per le termini e condizioni, e questo è un inizio, no, di questo percorso di semplificazione, perché sono dei documenti semplificati, ma è solo l'inizio. Per me il legal tech significa che tutte le attività di natura legale, tra cui appunto anche il reso, rimborso, dovrebbero essere automatizzate. Cosa significa l'automazione? Ma quello che fa in parte anche appunto un big player, adesso abbiamo, diciamo, non citiamo più Amazon, citiamo altri big player, allora dici, ma com'è? Eh beh, sai, lo fa Google. Certo, è logico che altre persone, altre risorse, ma ci sono tantissime legal tech company, tantissime startup di avvocati, io ne rappresento una, ma ce ne sono, ormai siamo parlando, iniziano ad avere quasi il numero di 100 in Italia, che sono tante, no? Iniziano ad essere, che sviluppano software di questo tipo proprio per rendere più semplice la vita all'utente e ovviamente a chi gestisce servizi di B2B e B2C. Come? Ovviamente con la document automation. Cosa si intende per document automation? Io ovviamente seguo un percorso. Vi suggerisco a tutti, per semplificare al massimo, di provare a vedere il servizio Typeform, se lo conoscete c'è una versione gratuita, e anche VideoAsk. Sono interessanti perché ti permettono di fare delle alberature, no, logiche, attraverso una serie di domande che ti permettono in qualche modo di creare una relazione con il consumatore. E quindi già, per esempio, uno se lo può fare anche in casa, no? Può andare sia da una legal tech, ma può anche farselo in casa. Prende Typeform, inizia a fare il percorso logico che potrebbe fare appunto una persona quando deve fare un reso.
Quali sono le domande? Molto spesso ci sono nei siti, non diciamo... Typeform è quello che ti serve fondamentalmente, in cui selezioni, si autocompleta il tuo processo, c'è cioè una sorta di form evoluto, ecco, lo semplifico. Bravissimo, è un form evoluto. Noi dobbiamo, di questa è document automation, mi hai tolto le parole di bocca, è un form evoluto, Mario, grazie per avermela semplificato questo concetto, perché io credo che questo è il punto, cioè molto spesso noi le FAQ sono già una buona cosa, cioè le classiche domande risposte, no? Le domande più richieste, va bene, ma forse si può anche andare in una direzione attraverso Typeform di iniziare a fare delle domande e mettere delle possibili soluzioni, no? E sulla base della soluzione dare un ulteriore percorso al consumatore per andare nella direzione che vuole. Vuole esercitare il diritto di recesso, bene, l'hai aperto il prodotto, sì, da quanto tempo è che l'hai acquistato? 3 mesi, sappiamo che non ha diritto al diritto di recesso, allora io glielo posso comunicare magari in modo smart, in modo automatico, piuttosto che con l'email che manda un'email a info chiocciola, ma no, cerchiamo di creare dei metodi smart che non costano nulla, però secondo me fidelizzano il cliente. Altra soluzione che consiglierei è quella delle chatbot, però vedete, le chatbot già comportano un minimo più di programmazione, anche se alcuni player le mettono a disposizione in modo gratuito. La logica delle chatbot di basso profilo è questa, è sempre una logica di document automation. Quindi sto dicendovi, io mi aspetto oggi, tornando al consiglio che potrei dare a chi deve aprire un sito e-commerce, che abbia pensato a questo tipo di relazione col cliente per le attività legali, il rimborso, il reso, l'informativa privacy, la disiscrizione della newsletter, delle richieste di chiarimento, anche dal punto di vista privacy, perché ormai non è che mancano le richieste, certo, di diritto agli accessi. Per riassumere, potremmo magari fare questo esercizio, se ce lo consenti, prendiamo veramente un foglio, scriviamo le prime 5 situazioni tipo, l'abbiamo detto, no? Insomma, quali sono, dal reso, la disiscrizione, eccetera, eccetera, e per ognuno di questi mi faccio un form evoluto o altri strumenti tecnici che mi permettono di aiutare l'utente, e quindi da un certo punto di vista vado un po' anche a leggere quello che ci dice Omer, cioè sono pienamente d'accordo, occorre massima trasparenza, semplificazione dei processi e chiarezza aumentano notevolmente la reputazione, quindi da un certo punto di vista allontaniamo le situazioni legali da gestire in azienda nel nostro e-commerce, piccolo o grande che sia, perché evitiamo che le persone ci scrivano a info chiocciola Mario Moroni o quello che è, e quindi automatizziamo, facciamo sì che arrivino solo quelli che probabilmente o hanno bisogno proprio del reso, in questo caso, o hanno una problematica che l'umano può gestire, ma che l'automatismo no. Quindi a un certo punto c'è anche un guadagno, oltre che la reputazione, un guadagno di tempo. Concordo, e adesso logico che poi l'appetito viene mangiando, no? E quindi se iniziamo a ipotizzare questo percorso, che si parte esattamente proprio da un bel pezzo di carta per mettere proprio le priorità, perché magari ogni sito e-commerce ha alcune esigenze, c'è un sito e-commerce che vende scarpe, è chiaro che ha un bel problema col reso, perché voi sapete meglio di me, non lo devo certamente dire io, quanto è la problematica del reso nei siti che vendono scarpe, mentre invece è logico che se vendo dei servizi, quindi non tanto dei beni, sarà più un tema di gestione del dato, un tema di appunto qualità del servizio, che è molto importante anche questo aspetto, quindi le priorità cambiano ovviamente da servizio a servizio, però l'elenco è quello, no? La lista della spesa, quali strumenti usiamo? Secondo passaggio, e io vi ho dato dei consigli, Typeform, VideoAsk, le chatbot, bisogna investire un euro in più, ma investiamolo, non tanto, adesso io faccio l'avvocato e sono tuttora avvocato, non è che voglio denigrare i miei colleghi, anzi, perché molto spesso si stanno sempre di più evolvendo, però il punto è che bisogna, sull'e-commerce bisogna avere a che fare con ovviamente legal tech, questo sì, cioè con soggetti che hanno già questo tipo di, bisogna interfacciarsi con questo tipo di soluzione, e per non farmi autopromozione appunto ho citato Ubenda, no? Come uno dei player che può essere utilizzato, ma ripeto, sul mercato ne stanno crescendo e nascendo moltissime di queste realtà, e queste danno quel valore aggiunto. Terzo livello, benissimo, io cosa ho imparato dalla problematica legale che ho dovuto gestire? Perché sapete, è chiaro che se uno ha 2 problematiche legali all'anno, ok, va bene, a 2 resi l'anno faccio, perché io per problematica legale intendo anche il reso, non è che...
le spedizioni, il prodotto è perfetto, tutto fantastico, stai vendendo un po' poco, ecco, mettiamola. Però potrebbe anche essere un prodotto che si deteriora, no? Cioè magari un alimentare tendenzialmente hai pochi resi, no? Hai pochi resi. No, ma infatti, però se iniziamo ad avere delle statistiche su quelle che sono le tue problematiche principali dal punto di vista legale, attraverso per esempio appunto anche degli strumenti, adesso non voglio arrivare a parlare di Zendesk o di altri strumenti, però insomma è logico che bisogna iniziare, perché io vedo tantissime realtà di e-commerce che poi si arenano, perché ah ma cavolo, ma Zendesk mi costa... Domani mattina Monti sarà con Zendesk per continuare non lo sapevo, non avevo studiato il programma, ma vedi che proprio... E io qua faccio i consigli anche per gli acquisti e per gli slot. Senti, io vado invece su una domanda anche qua che ci dice Umbert Pinto, bello il nome Umbert Pinto. Quanto incide sui costi aziendali un servizio del genere? Ecco, cioè, nel senso, da questo punto di vista, poi arriviamo anche ai trend 2021, perché vedo che ce lo chiedono. Cioè, il servizio legale in generale, quanto incide sui costi aziendali? Allora, purtroppo incide ancora troppo. Cioè, vi do dei dati statistici così capiamo l'entità del fenomeno. Noi abbiamo, l'Italia è meravigliosa, un unicum a livello europeo, lo saprete anche voi, raggiungiamo i 5 milioni di partite IVA, ok? Il che non significa che noi abbiamo 5 milioni di piccole e medie imprese, perché togliete i professionisti che non c'entrano con l'e-commerce, e sono tanti perché stiamo parlando di 500.000 di partite IVA, per intenderci. E poi ci sono un'altra serie di partite IVA che si aprono ma poi che muoiono di per sé, quindi ci sono attive ma per finta. Però le stime ultime Istat Censis parlano di 2 milioni di piccoli e medi imprenditori che hanno un potenziale sbocco attraverso l'e-commerce, e oggi molti di loro non sanno neanche che cos'è l'e-commerce. Ecco, il problema è che io stavo facendo anche un ragionamento sul cloud, e di fatto anche il costo del cloud per alcuni soggetti è esorbitante. Non parliamo del costo legale, perché il costo legale evidentemente è una domanda e un'offerta che non si incontrano. Provo a dire dal punto di vista legale. È chiaro che per un avvocato che ha ancora un approccio, diciamo, molto artigianale, ogni sito è un progetto a sé stante e deve magari ipotizzare un importo che può essere da un minimo di 300 euro, un massimo di 1000 euro. Ma oggi chi vuole entrare sul mondo, diciamo, dell'e-commerce, e pensiamo ai costi che ha Shopify, adesso non è che dobbiamo entrare nel sistema dei prezzi, ma vi garantisco che, come dire, io non posso pagare l'avvocato di più della piattaforma, siete d'accordo? Cioè, la piattaforma è quello che mi permette di accedere, e poi devo pagare come costo a parte di più. No, il meccanismo non funziona. Allora qual è il risultato? Torno a fare la battuta, il copia e incolla. Perché certo, non è poi una battuta, perché o c'hai il classico cugino avvocato, che è un'altra battuta che ti dà una mano, oppure se non hai quella fortuna devi cavartela, perché non è sostenibile. Quindi io parto da questo presupposto per rispondere a questa correttissima domanda, dicendo che oggi c'è un disvalore tra quello che è dovrebbe costare tra i 100 e i 200 euro, non di più. Cioè, questo deve essere l'onboarding di un e-commerce a questo tipo di ingresso. Volevi interrompermi, ti lascio, poi posso andare. No, assolutamente, mi sembra assolutamente corretto, una bellissima risposta. Adesso andiamo anche a tantissime vostre domande, tra pochissimo arrivo anche su Clubhouse. Mi giro perché il cellulare ce l'ho qua e quindi devo andare un po' a... Alzate la manina e arrivo anche da voi. Prima però, visto che abbiamo superato la mezz'ora, vi voglio ricordare, a proposito di piattaforma, di quello che mi stavi dicendo, che appunto per questa settimana, chiaramente, questo evento Shopify Commerce Week è a disposizione. Questa landing page, shopify.com/monti, andate su questo link, c'è solo per voi questa offerta, ovvero Shopify, gratis per 14 giorni, le potete provare, ci potete un po' giocare, un po' testare e anche in qualche maniera mettervi all'opera, quindi shopify.com/monti. Prima di Clubhouse, stavo distruggendo il microfono, prima di Clubhouse ho una domanda però interessante che secondo me ci possiamo riprendere appunto per aprire anche questa seconda parte. Cioè, e ce la fa Matteo e ci dice: bisogna aprire la partita IVA anche solo se sul proprio e-commerce arrivano solo 2 acquisti l'anno? Sono serio, dico proprio 2 o 3 acquisti l'anno. Ora, non credo che il nostro ospite sia un fiscalista, però per rispondere alla domanda di Matteo... Certo, una domanda
che bisogna comunque, sempre, no, in qualche maniera muoversi da questo punto. Eh sì, allora dipende anche qual è il tipo di attività. Se l'attività ha natura commerciale, purtroppo sì, la domanda che ci si pone è perché fare però un sito e-commerce per 2-3 acquisti l'anno. Però secondo me a quel punto consiglio che do è: non apriamo la partita IVA, facciamo una, perché allora ripeto, se sono 2-3 acquisti di 2-3 yacht da 3 milioni di euro, allora effettivamente può, non so se c'è mercato, diciamo, delle vendite di yacht da 300 milioni, altro che 2-3 milioni di euro, però se invece sono prodotti, diciamo, di consumo non particolarmente elevato, il mio consiglio magari è di lavorare anche su territorio un po' più di confine, cioè nella misura in cui magari se non c'è un fine di profitto, se invece ci fosse fine di profitto, vedo che la partita IVA per me è un obbligo, quindi dubito che si possa esonerare. Ripeto, magari si può pensare ad un'associazione, si può iniziare senza partita IVA. Purtroppo, diciamo, con la vendita online, pensate soltanto anche all'obbligo, no? Come voi sapete, ogni sito web che fa e-commerce deve avere già l'indicazione della partita IVA. Poi tutto si può fare in un'ottica, diciamo, di sperimentazione, di analisi del rischio, però ecco, dal punto di vista legale purtroppo il livello sanzionatorio non è ammissibile, no? Non riesco a dare una notizia rassicurante, diciamo. Allora, facciamo un giretto invece su Clubhouse, ascoltiamo una bella domanda che può esserci utile, vediamo un attimino di portare su Piero, se c'è, se ce lo andiamo ad ascoltare, vediamo se arriva la domanda, una domanda, perché chiaramente anche qui, Giuseppe, l'argomento è molto, molto vasto da questo punto di vista, no? Cioè, tu da un certo devi sapere un po' tutto come legale, non puoi fermarti solamente alla tua parte. Ciao Marco, non Monti, ma Marco, altro Marco, ti vedo su una bella motocicletta, per cui fai pure la tua domanda, Giuseppe. Non lo sento, non ci sei. Ci sei, Marco? Ci senti? Eccolo qua. Buonasera, sento. Buonasera. Vai, 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 fai pure la tua domanda, Giuseppe Vaciago. Buonasera, volevo chiedere in relazione all'argomento se secondo lei il mercato dell'e-commerce comunque è un mercato che è comunque intraprendibile anche da giovani, cioè un mercato su cui un giovane imprenditore può puntare le proprie risorse magari ed essere comunque tutelato nella crescita dell'attività, secondo lei? Beh, bella domanda anche questa, no? Si parla di... Più che mai deve essere così. Vabbè, ricordo a tutti anche la possibilità, diciamo, di costituire anche startup innovative, quindi con anche proprio che sono dove vengono favoriti i giovani sotto i 35 anni, quindi anche quello è un vantaggio. Se questa startup ha anche una vocazione sociale, consiglio anche di valutare la costituzione di una startup a vocazione sociale. In questo momento ci sono tantissimi progetti anche con Recovery Fund e anche con Cassa Depositi Prestiti che consiglio di monitorare, perché ci sono tantissimi bandi che riguardano proprio l'e-commerce con iniziative che magari hanno anche un impatto sociale, magari pensiamo anche ad un effetto indiretto benefico col Covid, ma è molto ampio rispetto all'aspetto di impatto sociale, su cui c'è la possibilità di accedere ai bandi esclusivamente per i giovani o presunti tali, perché insomma già un 35enne iniziamo a essere un quasi giovane, però comunque sì, va benissimo. Giovane. Per giovani a me piacerebbe poter dire 20-25. C'è bisogno, così mi ricollego, scusami Mario, volevo finire questo concetto, a quello che dicevo prima sul legal tech, nel senso c'è bisogno però che i giovani vengano aiutati. Adesso i giovani non hanno più voglia di andare da un avvocato, per esempio, di andare da un commercialista, hanno voglia di poter fare 24/7, cioè anche alle 2 del mattino andare su un sito, poter avere un form serio, come si è detto prima, quindi compilazione automatica, dei prodotti che costino delle cifre che sono adeguate e che risolvano, diciamo, buona parte dei problemi legali. Posso, ecco, citare un altro esperimento che abbiamo fatto durante il periodo di Covid, totalmente forzato. Prima del tuo esempio, in realtà magari può essere utile a Marco e anche tanti altri startup che ci stanno ascoltando, perché ovviamente e-commerce, sì, ma è
startup. Ci sarà, diciamo, l'ultimo intervento che avrò la fortuna io di condurre alle 17:15 di venerdì, per cui l'ultimissimo, diciamo, credo l'ultimissimo di questa bellissima settimana, con l'avvocato Cristina Crupi. Lei ha scritto il codice delle startup, per cui proprio magari può essere utile la startup innovativa per creare un e-commerce. Se insomma avete una startup, può essere utile parlare direttamente con lei. Scusami Giuseppe, magari era no, anche vale. È fatto vale. Benissimo, anzi vedetelo perché è davvero importante. Allora non vado né a spoilerare né a anticipare appunto gli argomenti che affronterà la collega, e sono importantissimi, cioè oggi bisogna crederci, bisogna andare avanti. Quando parlavo di servizi appunto utili, appunto citavo questo esempio che abbiamo fatto con il Sole 24 Ore, ma perché appunto abbiamo trovato questa collaborazione. E noi cosa abbiamo preso? Durante il periodo, proprio un anno fa esatto, no? Era uscito il decreto Cura Italia, non so se ve lo ricordate, un malloppone che prometteva mari e monti di una complessità mostruosa, c'erano tutti i vari bonus, di cui poi non proprio tutti sono stati, diciamo, realizzati, sono stati concessi, però ripeto, c'erano tutte queste regole e c'erano tutti noi che eravamo in casa, in lockdown, non sapevamo cosa ci stava succedendo e volevamo andare a capire se potevamo avere il bonus per la bicicletta, avere il bonus per questa... Noi abbiamo sbriciolato questa normativa, è stata faticosissimo, abbiamo non dormito per una settimana e abbiamo realizzato un questionario del tipo: tu chi sei? Un imprenditore, una famiglia, un dipendente? E partendo da quel percorso, tutta la normativa, abbiamo pensato a 74 diversi percorsi, abbiamo dato delle risposte, abbiamo avuto più di 750.000 visualizzazioni in un giorno. Quasi un milione di visualizzazioni, che non significano visualizzazioni view, significano percorsi che comprendevano 5, 6, 7 domande. Quindi vuol dire che l'utente voleva questo servizio. Allora dobbiamo iniziare a pensare che i giovani devono avere degli strumenti più adatti a loro. Cioè non è possibile pensare di continuare a dialogare con l'utilizzo del telefono. E cioè non c'è niente da fare. Esiste l'instant messaging, dobbiamo iniziare noi a creare dei modelli, degli strumenti di comunicazione e di risoluzione dei problemi legali in maniera diversa. Questa è la sfida vera per i giovani, perché se no, ripeto, non riusciamo, mi permetto di dire io, ma ci sono persone molto più esperte di me, a trasmettere ai giovani la nostra esperienza, per un banale fatto che la stiamo comunicando nel modo sbagliato, attraverso gli strumenti sbagliati. Anche questo è interessante. Faccio un piccolo recap per chi si è collegato ora. Stiamo chiacchierando con Giuseppe Vacciago, che ci sta spiegando in maniera puntuale e sta rispondendo anche alle nostre domande su, diciamo, la parte e-commerce e diritto, quali sono i trend. Ci sta anche dando qualche tool per come migliorare un po' o per partire. Insomma, con il nostro percorso abbiamo anche trattato del dark pattern, che in realtà semplifica un labirinto in cui noi utenti ci troviamo per arrivare a quello che poi vorremmo ottenere, cioè la disiscrizione o l'ottenere un reso, e ci sta un po' spiegando che cos'è il legal tech con il legal design, mettiamola così, quindi un modo nuovo anche di ragionare, di concepire queste procedure per renderle più veloci. Abbiamo parlato anche di reso, però visto che nel titolo noi avevamo lanciato anche l'idea dei trend, diciamo così, 2021, non in trend marketing, ma trend per e-commerce e diritto, cioè per un qualche cosa che tu ci puoi anche anticipare, no? Rispetto a quest'anno, vuoi darci un po' di informazioni? Ci puoi dire secondo te che cosa stiamo per vedere? Allora, stiamo per vedere sicuramente due trend, diciamo, importanti, con delle conseguenze pratiche immediate. Il primo è noto a tutti, però vorrei ribadirlo, è quello della privacy. Pensate che l'Italia, dopo essere stato fanalino di coda per tantissimi anni in termini di sanzioni, proprio nel 2020, uno dice l'anno giusto, no? Per vincere il premio del paese europeo che ha sanzionato di più le società in termini privacy. Abbiamo superato la Germania, l'Inghilterra, vabbè, ormai con Brexit, ma tutti gli altri paesi europei. E questo ci fa riflettere, noi italiani, forse uno per il tempismo che alle volte riusciamo ad avere, ma questa è una battuta, due perché evidentemente c'è attenzione alla privacy dell'utente.
scusami, sono più le grandi company ad essere state, diciamo, osservate, quindi penalizzate, oppure invece anche i piccolini, il piccolino che aveva il sito da 10.000 euro di fatturato l'anno, gli hanno rotto le scatole? Allora, è ovvio che il volume l'hanno fatto le grandi sanzioni Wind, non so se avete sentito, anche poi Vodafone successivamente, cioè i grandi player hanno diciamo pagato il conto più salato, ma ce n'è stato veramente un quantitativo di piccoli siti e-commerce che sono stati sanzionati perché non avevano l'informativa privacy, primo discorso, proprio non l'avevano, non che era sbagliata o copiata, proprio non c'era. E qua ci sono tanti siti, per quello che per esempio, non perché l'evento è sponsorizzato da Shopify, però per esempio già Shopify ha un livello minimo, un dataset minimo ti aiuta ad averlo, però è evidente che non è sufficiente, cioè bisogna adesso trattare bene l'utente. Mi sono perché chiaramente bisogna avere dei dati che sono inseriti, gestiti e salvati in maniera puntuale, non un po' a cavolo, nel senso che non ti chiedo quando sei nato solo per farti scrivere la newsletter, cioè ci deve essere una motivazione, ecco, non voglio fare il GDPR boss, ma tanto per dare dei riferimenti, quindi grazie a Shopify, le piattaforme, quelle più diciamo costruite, hai già un percorso più o meno già fatto. Hai già un percorso già fatto, quindi questo ti aiuta. Ovviamente c'è da lavorare, perché non è che Shopify può sapere esattamente cosa faranno tutti i siti, però che sono gestiti, però evidentemente c'è già un inizio importante. Poi la sicurezza informatica, tantissime sanzioni, perché noi rientriamo oggi sempre di più nel rischio data breach, cioè noi abbiamo avuto un aumento degli attacchi informatici del 300%, purtroppo molti di questi hanno generato dei danni decisamente superiore rispetto al 2019, quindi altri dati che ci permettono di dire che non è soltanto il numero in aumento, ma anche i danni, i CryptoLocker piuttosto che, quindi il tema sicurezza informatica quando si va online è fondamentale, cioè esistono tool di protezione sia dei dati, quindi bisogna andare da provider affidabili della gestione del dato, bisogna proteggere anche il proprio sito, perché ovviamente poi anche tornando al discorso di Shopify, ma chiunque può avere un sito ostato in un certo modo, può avere il proprio sito, tutte informazioni che oggi sono sensibili, perché prendere le credenziali di un sito e poter avere accesso a un database magari di 1.000-2.000 clienti, giusto per darvi un termine oggettivo, potrebbe voler dire come danno abbiamo una sanzione che può arrivare fino a 10 milioni di euro, però su 1.000-2.000 clienti pensate a 30-40 mila euro di sanzioni se vengono ad attaccare quel database. Ma poi una volta che tu hai dovuto comunicare agli interessati che hai ricevuto un attacco informatico, gli interessati, ognuno di loro può farti causa. Magari adesso iniziano ad esserci queste micro cause al giudice di pace di 300-500 euro l'una. Non è che stiamo parlando che siccome hai preso i miei dati sono milioni di euro, ma moltiplicate 500 per 1000. Capite il rischio che oggi noi abbiamo, quindi privacy, sicurezza informatica. Quindi privacy, l'abbiamo detto, sicurezza informatica, bisogna stare attenti a come si gestiscono, diciamo, la parte anche tecnica, e non sottovalutare nulla. E il terzo trend che non ci fa, però questa volta vorrei anche dormire la notte, perché i primi due trend mi hai... No, neanche il terzo ti farà tanto dormire. No, in realtà il terzo va in linea con quanto abbiamo detto fin dall'inizio, che è il trend, diciamo, della trasparenza e della trust, che noi, della fiducia che dobbiamo creare col consumatore, questo è il mio parere, è quello degli sconti, cioè ci sarà una normativa che dovrà entrare in vigore a settembre che obbligherà, nel caso appunto di politica discontistica, la trasparenza del prezzo precedente, cioè tu sei obbligato a dare un tracking, a loggare tutte le variazioni di prezzo per evitare fenomeni che magari succedono, sconto del 30% per il prodotto, peccato che 3 giorni prima costava 50, 2 giorni dopo è iniziato a costare 100 e poi hai fatto lo sconto del 30%. Questa normativa a settembre è già definita, cioè quindi settembre 2021 entra in settembre 2021 è il termine ultimo per l'Italia per l'applicazione di questa direttiva, quindi ultimamente l'Italia, proprio perché sennò viene sanzionata, non sgarra più. Qualche anno fa succedeva che c'erano qualche ritardo, siccome adesso l'Unione Europea è molto severa con chi, perché danno dei tempi molto lunghi, danno 3-4 anni per l'applicazione, dicono non puoi più, ecco, sgarrare, quindi è probabile che non ci saranno dei ritardi. Adesso è facile che potrebbe essere fine anno 2021,
Però è un'altra normativa, secondo me un trend interessante, ed è un trend su cui dobbiamo fare delle riflessioni, no? Dal punto di vista di, certo, torniamo all'inizio, in che direzione andiamo? Secondo me, ce lo sta già dicendo anche l'Unione Europea, forse nella direzione in cui dobbiamo parlare chiaro ai nostri consumatori, ai nostri utenti, anche per creare, come dire, dei micromercati di fiducia, no? Perché poi il passaparola, cioè io vedo tantissime realtà piccole che stanno crescendo attraverso la trasparenza e la correttezza, che genera poi evidentemente quel tipo di fiducia che aumenta, ecco, le vendite. Questo è il mio parere. Punto di vista, ci sono anche queste normative che arrivano dall'Europa, che devono essere recepite, come si direbbe in gergo, e che ogni paese appunto adotta. Adesso anche questo diventa importante per quanto riguarda l'utilizzo dei dati. Lupo Strafatto, che so che è un abitué perché seguo anche altre live, sempre qua pronto, ci dice: ma come utente, come posso sapere se i miei dati sono stati craccati, se il database hackerato non me lo comunica? Esempio classico, ho acquistato su un e-commerce 10 anni fa i bicchieri, no? Non lo so, ma si scopre che quel sito dopo un tot è stato in qualche maniera hackerato, superato dal punto di vista della sicurezza. Io ho la possibilità come utente di sapere che i miei dati sono in giro sul deep web o ognuno se li può scaricare su internet, oppure no? Guarda, faccio un esempio di un caso abbastanza noto che è successo negli Stati Uniti, di Equifax, che voglio dire, stiamo parlando di una società che gestiva a livello assicurativo miliardi di dati sensibili o categorie particolari di dati, e i social number di centinaia di migliaia di cittadini. E cosa hanno fatto l'amministratore delegato? Lui sapeva di aver avuto breach, ha prima avuto la bella idea di vendere le sue azioni, perché lui aveva delle stock option, guadagnare non so se 20, 30, 40 milioni di euro, e poi dopo un mese dire: ok, abbiamo ricevuto il breach, dopo, perché si era venduto le azioni di un'azienda che ovviamente ha avuto un tracollo di borsa. È un filino, diciamo, contro le leggi, no? Fare una cosa un filo sì, infatti fortunatamente ha ricevuto un procedimento penale, è stato anche condannato e ha avuto le sue conseguenze. Però, per rispondere a Lupo Strafatto, non c'è possibilità di no, adesso arriva Lupo Strafatto, assolutamente. Come potrei non arrivare a Lupo Strafatto? Cioè, già solo per il fatto che è lui, cioè, nel senso, l'unica cosa è, se anche le aziende iper mega importanti americane non hanno trasparenza, immaginiamoci cos'è il panorama italiano europeo, non è facile. Allora, però la legge ti dice che entro 72 ore devi notificare all'autorità garante e devi notificare, se il rischio è elevato, anche all'interessato. Se non lo fai e l'autorità garante ti becca, paghi fino a 10 milioni di euro di sanzione. Il problema è, e se l'autorità garante non ti becca, certo, un rischio che tu ti prendi. Molte aziende subiscono breach anche importanti e non lo comunicano. Questo è un tema di etica oltre che di diritto. Certo che la legge c'è, però la risposta, Lupo, è: non si può. Cioè, dovremmo avere la possibilità di controllare tutte le aziende italiane o del mondo in tempo reale. Non possiamo farlo. Ci affidiamo al fatto che ci sono delle leggi e vanno rispettate, poi c'è gente che non le rispetta, ma questo è un altro ragionamento. Cassandra ci dice, credo che sia una domanda a cui ho paura perché non saprei rispondere, come proteggersi al meglio contro l'hackeraggio dei dati. Diciamo che noi, Cassandra, in questa oretta insieme con il nostro ospite stiamo cercando con Giuseppe di vedere in realtà che cosa noi comunque dovremmo fare, no? Per essere al meglio. Poi dopodiché non possiamo essere tutti, diciamo, dei tecnici super per poter, anche se in realtà le piattaforme SaaS, e qua abbiamo chiaramente Shopify, ci possono dare una mano. Sì, infatti, cioè, il mio consiglio è proprio questo, no, Cassandra? Utilizzare delle piattaforme che siano il più possibile affidabili. Però stando molto attenti, adesso cito per esempio una piattaforma, non me ne vogliano gli amici di Automatic, però WordPress per esempio, perché non viene utilizzata, non può essere utilizzata per l'e-commerce, ma ormai è meno utilizzata, ci sono altre piattaforme, bisogna pensarci bene, perché è una delle piattaforme più attaccate. Allora, per esempio, esiste un servizio che si chiama Sucuri. Sucuri è un ottimo servizio di protezione per le piattaforme WordPress. Shopify in questo momento, per quello che so io, perché sono abbastanza appassionato del tema della sicurezza, è sufficientemente tutelata. Spesse volte ci sono dei plugin o delle app che permettono sostanzialmente ulteriori livelli di sicurezza e bisogna un po' documentarsi.
non sottovalutiamo il fatto che le piattaforme possano essere, diciamo, insicure. Prego Mario, scusami. Scusami, mi hai detto che eri un avvocato, ma in realtà mi sembri veramente un tecnico super specializzato che per hobby ogni tanto fa anche il legale, perché no, siccome mi hanno bucato più volte, allora ho imparato dall'esperienza pratica, perché avevo un sito fortunatamente non e-commerce ed è stato hackerato, faceva comunicazione di diritto, quindi non so per quale motivo sono divertiti, ma così è con gli hacker. Allora ho imparato quanto anche affidarsi alle piattaforme è importante, ma bisogna controllare e anche prendere strumenti a parte. Vi prego, non pensiamo che la sicurezza informatica sia a costo zero. Questa è l'unica regola che si può dire. La sicurezza informatica si paga, gli strumenti si pagano e si ottengono. Meglio pagare, ecco, un po' di più in sicurezza informatica e un po' di meno in avvocato, così giusto per chiudere in bellezza questa, perché è davvero importante, perché è l'asset che tu devi proteggere. Quindi mi raccomando, la sicurezza informatica. Super, super. Allora, io ho visto, prima di concludere, mancano gli ultimi 5 minuti, per cui qualche domanda sicuramente la riusciamo anche a prendere. Vi ricordo che questa settimana siamo al secondo giorno, ma insomma c'è tanta roba di cui stiamo trattando. Appunto, da lunedì a venerdì, per cui c'è ancora tempo per poterci seguire tutti i giorni, oppure li potete chiaramente rivedere, ma questa settimana c'è la possibilità, se ci state seguendo in diretta, di entrare su questa landing page, su questo sito shopify.com/monti, solamente su questa pagina avere per 14 giorni il test di Shopify, per cui potete utilizzarlo e potete giocare, provare, inserire, testare, validare un po' tutto quello di cui abbiamo trattato oggi. Magari appunto non avete un e-commerce ma volete aprirlo, volete scoprire anche qui tutta la parte di test, potete farlo shopify.com/monti. E tra l'altro poi, cioè, una volta che lo aprite, che ci giocate, magari scrivete a Giuseppe Vaciago su LinkedIn e dite: ma ascolta, ma questa cosa come funziona, come si fa? Quali sono le richieste che ti arrivano più comunemente da chi ha un e-commerce? Beh, solitamente quando sono a cena con i miei amici, la conversazione, senza citare nomi e cognomi, sono le richieste più divertenti. È passato un po' di tempo, quindi ne posso ovviamente mai citerò il nome. È un'app che non credo sia mai entrata sul mercato. Se lo fosse, auguro tutto il bene. Un giorno è venuta da me una persona a dirmi che aveva un'idea geniale, ed era una app per misurare la dimensione del pene. E quindi io ho dovuto gestire, diciamo, la parte legale, privacy, e ho scoperto tantissime cose interessanti, no? Sul perché la gente dovrebbe misurare attraverso un'app la dimensione del proprio pene. E questo è per dire che... A proposito di vanity metrics, di metriche di vanità da questo punto di vista, e anche di dark pattern, se possiamo... tra 18 e 58, però è vero, cioè ogni singola situazione poi ha i suoi adattamenti. In quel caso è un dato, credo che sia un dato più che sensibile, no? Non è più porca vacca, quindi il dato sia numerico, poi insomma, ovviamente, ma poi anche proprio il fatto che la fotografia, è questo che cercavo di convincerlo in questa lunga trattativa, era, lui diceva: ma bisogna conservarla, perché anche sul vabbè, però mi rendo conto che forse non entrerei in troppi dettagli. Di concludere il martedì. Comunque sì. Facciamo un mestiere strano, cioè ci capitano richieste ed è bello, io sono apertissimo a cose nuove. Sì, hai ragione Mario, a me piace la tecnologia da sempre, e da 20 anni a questa parte sono innamorato di tutto quello che la tecnologia può dare, però anche preoccupato, in conclusione, come dicevamo prima, di quello che la tecnologia può anche dare in senso negativo. I dark patterns è l'ultimo dei problemi, quindi va affrontata con molta cautela, non è un gioco. Ancora troppa gente in Italia considera davvero, diciamo, sì, tanto è dato digitale. Noi abbiamo due corpi, abbiamo il corpo fisico ma abbiamo anche il corpo digitale, e ci possiamo fare molto male con la tecnologia, e quindi bisogna starci attenti. Guarda, una domanda in conclusione da Snorlax Dream, che dice: voi dello studio 42 qua, ma cioè, mi sembra che sia variato qualcosa, LFLLW, vi occupate anche della parte legale di questi progetti o anche della parte informatica e di programmazione? Quindi citavi che avete anche una parte di sviluppo, o sbaglio?
Sì, noi abbiamo una parte di sviluppo, abbiamo sia nel 42 Low Form, abbiamo una società informatica che si chiama Fulcri, che è socio proprio della nostra società, per quello che è una società tra avvocati e non è uno studio legale, e noi sviluppiamo le nostre idee, abbiamo dei partner strategici, in questo momento principalmente Giuffre, che è un editore e con cui lavoriamo, perché ovvio che i nostri prodotti non abbiamo una rete distributiva, però ecco, progetti speciali li facciamo attraverso i nostri informatici, sono 20 sviluppatori che ormai si sono skillati perché sono più di 3 anni che sviluppano codice per attività legal tech, quindi con l'idea mentale di sviluppare software per aiutare l'attività legale, insomma. Fantastico. Non so se si divertono loro, ma noi ne stiamo beneficiando. No, però è una cosa secondo me molto utile, appunto, anche per chi si occupa di e-commerce, ma in realtà di tutta la parte digitale, che il tuo legale, la persona a cui ti affidi per tutte queste cose, è molto importante. Non dico che sappia necessariamente parlare tutta la tua lingua, ma un pezzetto sì, altrimenti torniamo un po' all'ottica della giacca e della cravatta e dall'altra parte quello con la t-shirt che non si capisce. Giuseppe, io ti ringrazio molto, è stata una bella chiacchierata, credo super utile. Intanto saluto gli amici di Clubhouse, oggi vi ho dato poca attenzione, ma siamo riusciti a portarlo su. Vi saluto qui da su Clubhouse and the room, eccolo qui. E invece poi, insomma, noi per quanto riguarda le dirette e tutti gli appuntamenti, chiaramente vanno avanti in questa settimana. Domani mattina, appunto, ricomincia Monti con Zendesk alle ore 10, per cui ci colleghiamo, è una sorta di fil rouge con l'intervento di Giuseppe Vacciago, per cui, insomma, bene così, ci vediamo domani. Grazie Giuseppe e grazie a tutti voi per essere stati. Grazie a tutti, arrivederci.